Allora, compagni, si dice che i rivoluzionari, per prepararsi ai loro compiti, devono studiare la storia delle rivoluzioni. I bolscevichi nel 1917 non avevano moltissimo materiale a disposizione, però lo facevano. Studiavano la loro rivoluzione, la prima rivoluzione russa, quella del 1905, studiavano la Comune di Parigi e studiavano anche le precedenti rivoluzioni borghesi, la rivoluzione francese, oppure i moti del 1848 in Europa. Noi da questo punto di vista abbiamo molto più materiale a disposizione, perché dal 1917 a oggi, in questi 100 anni, abbiamo visto molte altre rivoluzioni, e di cui parliamo spesso nel nostro materiale, nei nostri gruppi di base, nei nostri seminari. E anche negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, nell'ultimo periodo, abbiamo visto dei processi rivoluzionari importanti. Pensiamo alcuni anni fa a quello che è stato l'impatto del processo rivoluzionario in Venezuela, e che ha contagiato il resto dell'America Latina. Ma pensiamo anche più di recente alle Primavere Arabe, che è stato un enorme processo rivoluzionario che ha attraversato una serie di paesi molto importanti. Però, quando parliamo di queste rivoluzioni, la constatazione è che nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di rivoluzioni che si sono concluse con una sconfitta. Parliamo di rivoluzioni dove magari abbiamo visto le giornate di febbraio, con l'azione travolgente delle masse, con la caduta del vecchio regime, ma non abbiamo visto le giornate di ottobre, cioè la presa del potere da parte della classe lavoratrice. E quindi le nostre discussioni si concludono inevitabilmente, ma anche correttamente, spiegando: c'erano le condizioni materiali, c'erano le condizioni oggettive, erano mature per la rivoluzione. Quello che è mancato è stato il fattore soggettivo, cioè è mancata un'organizzazione, un partito, una direzione che fosse in grado di portare la rivoluzione fino in fondo. Nel 1917 in Russia invece questo fattore soggettivo c'è stato, ed è stato il partito bolscevico. E non è solo una questione di vittorie o di sconfitte, perché in realtà noi in questi anni e in passato abbiamo visto anche delle rivoluzioni che hanno vinto. Se prendiamo in Cina nel 1949, la rivoluzione vince. Se noi prendiamo Cuba nel 1959, la rivoluzione vince. In entrambi questi paesi il capitalismo è stato abbattuto. Dopodiché questi processi rivoluzionari sono avvenuti in forma distorta. Cioè la classe operaia non ha svolto, né in Cina né a Cuba per esempio, la classe operaia ha svolto un ruolo indipendente. Il potere è stato preso da eserciti guerriglieri contadini. Hanno creato degli stati operai deformati, dove non erano i lavoratori ad avere il potere, ma era un apparato burocratico che si ergeva al di sopra della società. Da questo punto di vista l'ottobre, la rivoluzione d'ottobre, rappresenta un caso unico, perché non solo vediamo una vittoria della rivoluzione, ma la vediamo anche su basi sane. Nel 1917 in Russia è la classe operaia ad essere la vera protagonista, e attraverso i suoi organismi, che sono i soviet, prende il potere e lo esercita in modo democratico. Anzi, con un sistema di democrazia operaia, che è stato il sistema democratico più avanzato che si sia vista nella storia dell'umanità. E per questi motivi l'ottobre è il nostro punto di riferimento, è il nostro modello. Per questo ancora oggi noi dobbiamo dire: questo è quello che noi vogliamo fare, questo è quello che è necessario oggi, nel nono anno dall'inizio della crisi più grave della storia del capitalismo. Per ragioni opposte, proprio questo è quello che la borghesia deve seppellire e deve distorcere in tutti i modi. Che cosa vediamo qui? Partiti rivoluzionari che conquistano la maggioranza della classe lavoratrice. Vediamo lavoratori che abbattono la classe dominante e amministrano la società attraverso le loro istituzioni. Vediamo un sistema di democrazia che è nettamente superiore a quello della democrazia borghese. E tutto questo deve essere assolutamente nascosto, deve essere screditato, prima che a qualcuno gli vengano delle idee strane in testa. E allora via, lo strumento diventa quello della calunnia. Già nel 1917 i bolscevichi venivano calunniati in ogni modo, si diceva che fossero delle spie al servizio dell'imperialismo tedesco. Oggi, per sporcare l'immagine della rivoluzione d'ottobre, si usa molto più semplicemente, si usano gli orrori dello stalinismo.
E questa macchina del fango che parla di gulag, totalitarismo, stalinismo, eccetera, eccetera, è necessaria, e anzi, è più che mai necessaria oggi, perché nel contesto del capitalismo in crisi, noi vediamo che le elite dominanti oggi sono isolate dalle masse, sono separate dalle masse, sono odiate dalle masse, esattamente come lo era la corte dello zar all'inizio del 1917. E in questo contesto è questione di vita o di morte per la borghesia far credere a tutti che se si rompe con il capitalismo si va inevitabilmente a finire con il totalitarismo, con i gulag, con la polizia segreta e via dicendo. E quindi il nostro compito è quello di rompere questo velo di falsificazioni, di ristabilire la verità sull'ottobre, perché l'ottobre possa diventare la prospettiva, il punto di riferimento per tutti quelli che oggi vogliono mettere in discussione questo sistema. E lo abbiamo anche scritto nella risoluzione che abbiamo approvato al congresso. Per noi la battaglia ideologica che facciamo oggi contro la classe dominante e sulla lettura degli avvenimenti del 1917 non deve essere nient'altro che il primo passo della battaglia, della lotta concreta che faremo domani per abbattere questa classe dominante. E la battaglia però non è solo contro la borghesia. Una battaglia contro le falsificazioni che fanno anche le altre tendenze della sinistra. Vabbè, sui riformisti sostanzialmente ripetono le stesse menzogne della borghesia. Come i riformisti sono subordinati alla classe dominante nella loro politica, sono subordinati anche nelle menzogne che dicono sull'ottobre. Gli stalinisti invece rivendicano l'eredità dell'ottobre, però la rivendicano solo per fornire una giustificazione al regime staliniano. E nella rappresentazione che gli stalinisti fanno viene cancellato proprio quello che è l'aspetto più vitale della rivoluzione del 1917: lo slancio delle masse, il dibattito vivace all'interno del partito bolscevico, il dinamismo dei soviet. Tutto questo non esiste nella visione stalinista e viene sostituito con l'iconografia, le bandiere, i simboli, viene sostituito con dei dirigenti che sono sempre infallibili e che non sbagliano mai, e viene sostituito con un apparato pesante, che più pesante non si può. E per questa gente l'aspirazione al socialismo, a un mondo nuovo, non è altro che la costruzione di uno stato di polizia dominato col pugno di ferro da un apparato statale mastodontico. E oltre agli stalinisti e riformisti abbiamo anche la critica degli anarchici, che per paradosso criticano ferocemente proprio quegli aspetti che rendono unica, che rendono inestimabile la rivoluzione d'ottobre, cioè il ruolo del partito rivoluzionario e la creazione di uno Stato operaio. Questi che sono i punti essenziali che la distinguono, che la pongono una spanna sopra tutti gli altri processi rivoluzionari, è proprio lì che si concentra la critica degli anarchici. E per tutti questi, borghesi, riformisti, anarchici, stalinisti, sono d'accordo su niente tranne che su una cosa sola, che cioè lo stalinismo e il leninismo sono esattamente la stessa identica cosa. Però qua dobbiamo invece andare a vedere quella che è stata la realtà, quelli che sono stati i fatti, quelli che sono stati gli avvenimenti. E è logico che non si può entrare in tutta quella che fu la storia della rivoluzione russa, su quello bisogna per forza leggersi il libro di Trotsky, però vorrei concentrarmi soprattutto su quello che è stato il ruolo del partito bolscevico. Ora, quando scoppia l'insurrezione di febbraio, in realtà il partito bolscevico si trova in una situazione di debolezza. Tutti i principali dirigenti erano in esilio e durante la guerra sul partito si era abbattuta una repressione piuttosto pesante che ne aveva disorganizzato seriamente le fila. In realtà il partito all'inizio della rivoluzione non conta che qualche migliaio di membri. E gli effetti di questo si vedono. Il partito arriva impreparato, arriva in ritardo agli avvenimenti di febbraio. Come sapete, per lo sbalzo del calendario giuliano, gregoriano, quello che è, insomma, il primo giorno dell'insurrezione di febbraio è in realtà l'8 marzo, cioè la giornata internazionale della donna. I bolscevichi per quella giornata pensavano di fare le solite iniziative, le solite manifestazioni rituali. E invece vediamo che spontaneamente parte uno sciopero generale che nel giro di 3 giorni coinvolge tutte le fabbriche di Pietrogrado. La sezione bolscevica del quartiere di Viborg, che era il principale bastione operaio di Pietrogrado ed era anche l'epicentro di tutta la lotta,
il circolo bolscevico di Vyborg esce con un volantino il terzo giorno da quando è cominciata l'insurrezione. E più si è lontani dalle masse, e maggiore è il ritardo. Il comitato locale, il gruppo dirigente locale di Pietrogrado, che è composto da figure secondarie, perché come spiegavo prima tutti i dirigenti sono principali, sono in esilio all'estero, il comitato locale di Pietrogrado la sera del terzo giorno è inclina a far rientrare le manifestazioni, preparano anche un appello in questo senso che poi non vedrà la luce, ma sono inclini perché pensano che i soldati spareranno sulla folla e sarà un bagno di sangue e vogliono evitare questa circostanza. Però anche qui gli avvenimenti superano quelle che sono le previsioni dei bolscevichi e nel giro di due giorni tutti i reparti della guarnigione si ammutinano e passano dalla parte degli operai e lo zar è costretto ad abdicare. Ora, qui, nonostante queste difficoltà organizzative nell'intervento dei bolscevichi, non bisogna però dimenticare quella che era la tradizione del partito bolscevico all'interno della classe operaia russa, che era molto importante. Trotsky, nella storia della rivoluzione russa, contesta l'interpretazione che viene data della rivoluzione di febbraio come una rivoluzione elementare, grezza, apolitica, perché spiega che invece la classe operaia russa era formata, era educata, non educata alle buone maniere, ma educata e formata dall'esperienza che aveva vissuto. Alan Woods racconta spesso, no? Dice, quando ci lamentiamo dell'ambiente tra le masse, ci ricorda come iniziò la rivoluzione del 1905, con gli operai che sfilavano con i simboli religiosi e con un pope alla loro testa per andare a presentare una petizione allo zar. E questo era vero. Però dal 1905 al 1917 era passato parecchio tempo. La classe operaia russa aveva fatto tante esperienze, aveva imparato tanto da quelle esperienze, aveva tratto una serie di conclusioni, aveva fatto una serie di passi in avanti. E non bisogna dimenticare che molti dei principali combattenti operai delle giornate di febbraio, che erano un po' quei leader improvvisati durante la lotta di strada, quelli che avevano fatto l'appello ai soldati, quelli che avevano raccolto le armi, quelli che avevano organizzato lo sciopero, molti di questi leader operai delle giornate di febbraio erano bolscevichi, o anche se non erano formalmente legati al partito, erano stati formati da anni di propaganda bolscevica. Nonostante tutto questo, però, quando subito dopo le giornate di febbraio si formano i soviet, i bolscevichi sono una piccola minoranza. La maggioranza ce l'hanno i menscevichi e i socialisti rivoluzionari. È importante caratterizzare correttamente questi partiti. Si diceva che i menscevichi fossero sostanzialmente il partito degli operai, quelli l'aristocrazia operaia, gli operai moderati, eccetera, eccetera, mentre i socialisti rivoluzionari era il partito che rappresentava i contadini. In realtà, forse per certi aspetti sarebbe più corretto dire che i menscevichi rappresentavano la piccola borghesia cittadina che si appoggiava sugli strati più arretrati della classe operaia, mentre i socialisti rivoluzionari si appoggiavano sul ceto medio intellettuale dei villaggi di campagna che a sua volta si appoggiava sui contadini. E sono quindi forze che più che altro rappresentano la piccola borghesia democratica. E peraltro l'abbiamo anche ribadito di recente, spesso e volentieri la direzione del movimento operaio per stile di vita, per modo di pensare, è più vicina alla piccola borghesia che alle classi lavoratrici. Perché i bolscevichi sono in minoranza subito dopo la rivoluzione di febbraio? Ora, da una parte il partito, come dicevo prima, scontava il fatto di essere stato disorganizzato a causa della repressione della polizia zarista durante gli anni della guerra. Dall'altra però è vero che la classe operaia di Pietrogrado durante gli anni della guerra era stata molto diluita. In che senso? Che molti degli operai più combattivi, molti degli operai più rivoluzionari erano stati spediti al fronte a combattere, spesso come punizione per gli scioperi che avevano fatto, ed erano stati rimpiazzati con contadini che arrivavano dalle campagne e che erano molto più inesperti dal punto di vista politico. E la situazione era ancora peggiore per quanto riguarda i soldati che si erano uniti alla rivoluzione, che in grossa parte erano composti da contadini che erano politicamente molto più arretrati rispetto agli operai. E quindi, se le avanguardie che avevano giocato un ruolo decisivo nelle giornate di febbraio in qualche modo guardavano i bolscevichi come un punto di riferimento per le masse più larghe
di lavoratori spoliticizzati, per le masse più larghe, di soldati, di contadini, eccetera, eccetera, non c'erano tutte queste differenze chiare, nette, tra i bolscevichi e gli altri partiti socialisti. E anzi, per tutti quegli elementi che per la prima volta entrano nell'arena della politica, tutto sommato è normale essere attirati da quelle che erano i discorsi molto roboanti degli intellettuali democratici, che a chiacchiere se la cavavano molto bene, erano tutti oratori brillanti. E in particolar modo i socialisti rivoluzionari, che erano quelli che avevano i contorni politici più confusi, che avevano le parole d'ordine più generiche, era proprio il partito perfetto per incarnare le idee confuse delle masse che si risvegliano per la prima volta. In Russia quindi si crea una situazione di dualismo di poteri, dove da una parte vediamo i soviet, che rappresentano gli operai, i soldati e i contadini, e dall'altra il governo provvisorio, che è una emanazione della borghesia. Qual è la politica dei bolscevichi di fronte a questo scenario? Subito dopo le giornate di febbraio, con Lenin che è ancora all'estero, la direzione del partito è nelle mani di Kamenev e di Stalin, che subito prendono una linea a destra. Si dice che affrettare una rottura con la borghesia sarebbe sbagliato e che bisogna dare al governo provvisorio un appoggio condizionato, cioè se fa delle cose buone lo sosteniamo, se sono meno buone ci opponiamo. E si inizia a parlare apertamente di un percorso per riunificarsi con il partito menscevico. Sostanzialmente, sotto la linea di Kamenev e di Stalin, i bolscevichi si propongono sostanzialmente come l'ala sinistra della democrazia piccolo borghese. Il ruolo del partito per loro deve essere quello di fare pressione sul Soviet, che a sua volta deve fare pressione sul governo per ottenere qualche concessione. Ed è importante capire che su questa strada, su questa linea, non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione d'ottobre. E noi staremmo ancora parlando dell'ennesima rivoluzione che purtroppo è fallita per i limiti del fattore soggettivo delle forze di sinistra e via dicendo. Fortunatamente però ad aprile, in modo rocambolesco, Lenin riesce a tornare in Russia e senza perdere un secondo, per certi aspetti appena scende dal treno, inizia subito ad attaccare quella che è la linea opportunistica, la deriva opportunista presa dal partito. La sua linea è molto chiara, quella che sarà poi contenuta nelle famose tesi d'aprile: nessun appoggio al governo provvisorio, tutto il potere ai soviet. In pratica Lenin torna in Russia e mette sul tavolo, mette all'ordine del giorno la questione della presa del potere, la questione della dittatura del proletariato. Dal suo punto di vista la questione della riunificazione con i menscevichi è un anatema, anzi è proprio l'esatto contrario: dobbiamo aumentare le distanze, dobbiamo condurre una lotta implacabile contro i partiti conciliazionisti che hanno ingannato le masse e che hanno consegnato il potere nelle mani della borghesia. Lenin vuole una rottura totale. Inizialmente propone già subito di cambiare il nome da bolscevichi a comunisti, perché menscevichi e bolscevichi, venendo dallo stesso partito, conservavano il nome comune di socialdemocratici, e talmente la voglia di prendere le distanze, cioè basta questa cosa dei socialdemocratici, dobbiamo chiamarci comunisti, abbiamo bisogno della camicia pulita. Ed è proprio in questo contesto che Lenin pone per la prima volta la questione di costruire una nuova internazionale. Questo è già contenuto all'interno, poi non viene sviluppato, verrà sviluppato anni dopo, ma già qui viene posto per la prima volta. Perché? Perché all'epoca il riferimento internazionale, nel 1917, era ancora la conferenza di Zimmerwald del 1915, quella dove si erano riunite le forze socialiste e contrarie alla guerra. Come però abbiamo spiegato anche, credo, in un articolo che abbiamo pubblicato un paio d'anni fa, se non mi ricordo male, su Rivoluzione, le forze presenti alla conferenza di Zimmerman erano molto eterogenee. C'erano i bolscevichi che costituivano l'ala sinistra, ma poi c'erano tante altre formazioni. Alla conferenza di Zimmerman erano presenti anche esponenti dei menscevichi e del partito socialista rivoluzionario. Però è bello vedere come questi pacifisti, menscevichi, socialisti rivoluzionari, poi arrivati alla prova dei fatti, come abbandonano rapidamente il loro pacifismo e passano verso posizioni social-patriottiche. Subito dopo la rivoluzione di febbraio, i dirigenti conciliazionisti di solito cominciano a dire: beh, ma adesso la situazione è cambiata,
la guerra non ha più un carattere imperialista. Adesso abbiamo avuto la rivoluzione, e quindi la guerra è necessaria perché dobbiamo difendere la rivoluzione, dobbiamo difendere le conquiste rivoluzionarie, dobbiamo difendere le libertà democratiche contro l'imperialismo tedesco. E peraltro così facendo non facevano altro che ripetere la posizione dei socialisti francesi nel 1914, che dicevano: sì, è vero, la guerra sarà anche imperialista, ma da una parte c'è l'imperialismo tedesco brutto, eccetera, noi abbiamo la Repubblica Democratica Parlamentare, dobbiamo difenderla contro le baionette germaniche. Era la stessa scusa, era la stessa motivazione di tutte le capitolazioni verso la borghesia da parte dei partiti socialisti sulla questione della guerra. E peraltro non solo i menscevichi e i socialisti rivoluzionari scadono su queste posizioni patriottiche, ma addirittura una parte del partito bolscevico, minoritaria, ma scivola su posizioni simili a quelle. E per esempio il partito aveva deciso di partecipare alla nuova conferenza delle forze di Zimmerwald che si sarebbe dovuta tenere di lì a qualche mese in Svezia. Lenin si oppone frontalmente. Cioè, per lui la guerra ha chiaramente ancora un carattere imperialista. Bisogna lottare per una pace immediata. Di difesa delle conquiste rivoluzionarie si parlerà dopo la rivoluzione. Cioè, prima conquistiamo il potere, poi difenderemo la patria rivoluzionaria. Prima di prendere il potere, qualsiasi appoggio alla difesa nazionale non è altro che una capitolazione nei confronti della borghesia. E Lenin di Zimmerwald non vuole più sentire parlare, vuole rompere ogni collegamento con i menscevichi e con tutte quelle altre forze informi che avevano e riformiste che avevano preso parte a quella conferenza. È proprio su queste basi che propone di lanciare una nuova internazionale. Poi il percorso sarebbe stato articolato e lungo, si sarebbe poi arrivati successivamente al lancio della terza. Però il cammino della terza internazionale, per certi aspetti, parte proprio da qua. Ora, con le tesi di aprile, Lenin ribalta come un calzino la linea del partito. Per il gruppo dirigente bolscevico è uno shock totale. Pensano che Lenin sia completamente impazzito. Pensano che sia rimasto per troppo tempo all'estero e che non capisca niente di quello che sta accadendo realmente in Russia. Addirittura le tesi di aprile vengono pubblicate solo a nome di Lenin. Nessun altro dirigente bolscevico si sente di apporre il suo nome su quel documento. Pure Zinoviev, che era stato 15 anni in esilio assieme a Lenin, che era stato il suo braccio destro, l'aveva seguito in tutto, nemmeno lui accetta di condividere quel documento. E quando la Pravda, che è l'organo ufficiale del partito bolscevico, pubblica le tesi, la redazione mette una nota di commento dove prende le distanze dalle tesi di aprile. E appunto il gruppo dell'estrema destra, diciamo, del partito, e quello oramai su posizioni più patriottiche, rompe e passa con i menscevichi. Molti dei problemi che aveva il partito bolscevico, delle difficoltà che aveva avuto all'inizio del processo rivoluzionario, derivavano da una formula ambigua che i bolscevichi avevano adottato fin dal 1905. Secondo questa formula, l'obiettivo di una rivoluzione in Russia non doveva essere, in quella fase, data l'arretratezza del paese, la dittatura del proletariato, ma doveva essere la dittatura democratica degli operai e dei contadini. Questa era una formula. Che cosa intendevano con questo? Lenin intendeva soprattutto che il ruolo dirigente nella prossima rivoluzione in Russia non avrebbero potuto esercitare la borghesia, ma l'avrebbero esercitato gli operai in alleanza con i contadini. Era una formula che si inseriva nella polemica contro i menscevichi. Per i menscevichi il proletariato doveva dare un appoggio politico alla borghesia, mentre invece per i bolscevichi il proletariato doveva condurre un'azione indipendente. Tuttavia, alla base di questa formula c'era una concezione per cui la rivoluzione sarebbe rimasta una rivoluzione di carattere democratico, borghese, e non una rivoluzione di carattere socialista. E le parole d'ordine che nel corso degli anni i bolscevichi avevano sviluppato venivano di conseguenza. La questione dell'assemblea costituente, la questione della riforma agraria, la giornata lavorativa di 8 ore. La rivoluzione di febbraio aveva però scombinato le carte in tavola. Cioè, i soviet erano nelle mani dei conciliazionisti, si era formato un governo borghese e gli operai e i contadini si trovavano, controvoglia, invischiati in quella che era un'alleanza con la borghesia. La realtà per certi aspetti non si applicava più alla formula che i bolscevichi avevano usato per anni. Lenin guarda la situazione concreta e trova nuove risposte, una buona parte dei vecchi bolscevichi rimane invece attaccato a quella che era una formula sbagliata. Dopodiché Lenin, sebbene sia isolato nel gruppo dirigente, non demorde ed è pronto a tutto nel condurre la sua battaglia.
è pronto a finire in minoranza, è pronto a provocare una scissione, è pronto a rompere con quelli che erano i suoi più vecchi e cari compagni di partito, ed è un dibattito che si sviluppa anche in modo aspro. Peraltro è significativo vedere come gli altri dirigenti reagiscono di fronte agli attacchi di Lenin. Kamenev, che aveva una posizione molto sbagliata, ma che era comunque un rivoluzionario onesto, difende con coerenza le sue posizioni. Stalin, invece, che era senza principi, che non era onesto, sostanzialmente si ritrae completamente dal dibattito, resta zitto, cioè si mette sullo sfondo, cerca di non essere notato, per cercare di superare la buriana e riservarsi, a seconda di chi sarà il vincitore, di trovarsi nella posizione giusta. Però nonostante partisse appunto e fosse da solo contro tutti, sorprendentemente, e per certi aspetti in modo incredibile, in meno di un mese Lenin riporta una vittoria completa all'interno del partito. Già alla conferenza bolscevica che si tiene alla fine di aprile, le tesi di Lenin vengono approvate. Ed è importante capire come è stato possibile che nel giro di così breve tempo si sia creata, a meno che diciamo che Lenin era così fortissimo, eccetera, cioè, non era semplicemente l'abilità, la bravura, le capacità politiche di Lenin. La verità è che i bolscevichi, sebbene qualche formula magari potesse essere un po' imprecisa, in realtà avevano alle spalle una lunghissima tradizione di ostilità inconciliabile nei confronti delle classi dominanti, di ostilità inconciliabile nei confronti del riformismo. Ed era questa un po' tutta alla base la loro storia nella lotta che avevano sviluppato per 15 anni contro i menscevichi. E nonostante infatti tutti gli errori dei dirigenti, i militanti bolscevichi di base su tutte le questioni decisive sorte dopo la rivoluzione di febbraio si erano scontrati con i menscevichi, non si erano riavvicinati. Si erano scontrati sulla questione della milizia operaia, si erano scontrati sulla questione delle 8 ore, si erano scontrati sulla questione dell'epurazione dei funzionari zaristi. E Lenin, quando porta avanti le sue idee, trova soprattutto l'appoggio della base operaia del partito, di quegli elementi che erano stati i protagonisti durante le giornate di febbraio. Molti degli elementi di base, molti degli operai del partito bolscevico erano rimasti disorientati dalla linea destra che avevano preso Stalin e Kamenev, però non avevano gli argomenti politici, non avevano gli strumenti politici per controbattere alla direzione. Quando arriva Lenin, le tesi di aprile forniscono questi strumenti alla base operaia del partito e quindi la vittoria è assicurata. E qui è importante capire che Lenin non è il deus ex machina che risolve tutti i problemi, non è l'unico che è intelligente in mezzo alla massa di pecoroni che fa quello che dice lui, ma anzi è l'esatto contrario, cioè è la base operaia, sono i settori più vitali del partito, sono i settori più legati alla classe lavoratrice, sono i settori più rivoluzionari che attraverso le tesi di Lenin trovano uno strumento per riprendere il controllo del partito, per riportarlo sulla strada rivoluzionaria. E questo non può accadere in un partito qualsiasi, questo può accadere solo in un partito profondamente rivoluzionario, ma anche profondamente democratico, come il partito bolscevico. Peraltro l'esito di questo dibattito sulle tesi di aprile porterà ad un riavvicinamento tra Lenin e Trotsky. Trotsky, come sapete, aveva ancora il suo gruppo separato dal partito bolscevico. Però da anni Trotsky sosteneva, e la conosciamo, la teoria della rivoluzione permanente, secondo la quale non solo il proletariato può arrivare al potere anche in un paese arretrato come la Russia, ma una volta che è arrivato al potere non si deve limitare a portare avanti i compiti della rivoluzione democratica, ma deve portare avanti anche i compiti della rivoluzione socialista. Dopo anni di divisioni, anche molto aspre in certi momenti, quando poi arriva il momento della verità, quando poi arriva il momento della rivoluzione, Lenin e Trotsky si ritrovano dalla stessa parte della barricata, si ritrovano sulle stesse posizioni. Si sviluppa quindi quel processo che porterà al... si era sviluppato anche nei mesi precedenti in realtà negli scritti che avevano fatto, ma qui parte quel percorso che porterà poi di fatto alla unificazione tra il gruppo di Trotsky e il partito bolscevico, e che avverrà nel congresso che si terrà nel mese di luglio. Ora, grazie alla linea di Lenin, il partito si riprende e inizia a crescere, e a crescere anche molto rapidamente. Già la conferenza che viene tenuta alla fine di aprile vengono contati 79.000 iscritti, e grazie alla tattica di Lenin la situazione migliora ulteriormente. La tattica di Lenin è molto chiara: non è il momento per un'azione armata. I bolscevichi sono una minoranza
e la priorità è condurre una battaglia politica per conquistare la maggioranza all'interno dei soviet. Lo slogan è spiegare pazientemente alle masse, convincerle che sono ingannate, che sono tradite dai socialisti moderati e convincerle a passare dalla parte del bolscevico. Quando poi si prenderà la maggioranza nei soviet sarà il momento per condurre un'azione più decisa. E questa tattica funziona. Gli operai e i soldati imparano dall'esperienza della rivoluzione. Come sapete, pochi mesi valgono più di decenni in certi momenti. La rivoluzione del 17 è uno di questi casi. I bolscevichi sono in grado di sviluppare delle parole d'ordine che corrispondono ai bisogni profondi della classe lavoratrice. I soldati non ne possono più della guerra e i bolscevichi è l'unico partito che propone di concludere una pace immediata. I contadini hanno bisogno delle terre e i bolscevichi sono gli unici che propongono di espropriare i proprietari terrieri e distribuire le terre tra i contadini. L'economia è al collasso, c'è il sabotaggio economico da parte della borghesia che chiude una fabbrica dopo l'altra. I bolscevichi sono gli unici che propongono il controllo operaio sulla produzione. Le minoranze nazionali continuano a essere oppresse come lo erano sotto lo zarismo e i bolscevichi sono gli unici che rivendicano l'autodeterminazione delle nazioni. E grazie a questo tipo di rivendicazioni, a questo programma, i bolscevichi crescono soprattutto tra gli operai. E infatti i bolscevichi per primi prendono il controllo dei soviet rionali, i soviet di quartiere, di Petrogrado, quelli dei quartieri operai. Poi, dopo di questi, prenderanno il controllo delle commissioni di fabbrica, che esistevano comunque oltre ai soviet, c'erano le commissioni interne alle fabbriche, e lì molto rapidamente i bolscevichi prendono la maggioranza, perché sono gli unici che nella lotta quotidiana degli operai hanno delle risposte da dargli. E ben presto arrivano anche a conquistare la maggioranza della sezione operaia del soviet di Petrogrado. Lì c'erano contadini, soldati, operai. Nel soviet complessivo i conciliazionisti sono ancora la maggioranza, ma nella sezione operaia i bolscevichi prendono la maggioranza. E via via, man mano che la guerra, gli effetti diventano sempre più devastanti, anche i reparti militari della guarnigione di Petrogrado, quelli che avevano fatto l'insurrezione d'ottobre, uno alla volta passano dalla parte dei bolscevichi. Così, alla fine di giugno, i bolscevichi si ritrovano nella situazione in cui sono la forza maggioritaria tra gli operai e i soldati di Petrogrado, che sono appunto gli stessi che hanno fatto le giornate di febbraio. Si tratta dell'avanguardia della rivoluzione. Ma qua si pone il problema di quello che è il rapporto tra l'avanguardia e il resto delle masse. Perché se a Pietrogrado la situazione è così favorevole, e voi ci dite che sono in maggioranza nei settori chiave, nelle province la situazione è molto diversa, è molto più indietro. Cioè nelle campagne, nelle città di provincia, i processi che avvengono a Pietrogrado si riproducono molto più lentamente. Pensate che fino all'estate, fino a giugno inoltrato, in certe città i bolscevichi hanno ancora il gruppo assieme ai menscevichi, non si sono ancora separati del tutto, perché appunto i processi sono più in ritardo. La lotta nelle campagne dei contadini è ancora agli inizi, non si è ancora espressa appieno. E anche al fronte, dove ci sono i reggimenti, dove si combattono contro i tedeschi, al fronte l'influenza dei bolscevichi è molto limitata. E quindi la questione tra Pietrogrado come punto avanzata e il resto della Russia che invece è più indietro si pone in modo molto importante. Noi questa questione del rapporto tra avanguardia e la massa complessiva della classe la vediamo in tanti aspetti. Vi rimando anche a quelle che abbiamo scritto sull'operaismo, dove lì è proprio uno degli errori fondamentali che viene compiuto dalle forze operaiste. Cioè io mi radico nel settore di avanguardia, non sono incapace di collegarlo col resto delle masse, prendo il settore d'avanguardia, lo mando continuamente all'attacco, gli faccio logorare completamente le forze e preparo il terreno ad essere represso sanguinosamente e violentemente. I bolscevichi non fanno questo tipo di errori, non sono solo abili a trovare le parole d'ordine giuste per connettersi con le masse, ma sono bravi anche a elaborare la corretta strategia rivoluzionaria. E infatti per tutta una fase i bolscevichi non è che invitano le masse all'azione, anzi devono fare l'esatto contrario, devono tenere a freno gli operai più combattivi per impedire che la lotta per il potere si sviluppi in modo disorganizzato, si sviluppi in modo frammentario. Hanno paura che l'avanguardia possa logorarsi in una serie di scaramucce e quindi dicono ai lavoratori: sappiamo che la vostra situazione è difficile, ma voi dovete stringere i denti, dovete conservare le forze e prepararvi per un'azione generale quando verrà il momento. Peraltro gli anarchici che nelle
durante gli avvenimenti del 17 hanno un ruolo poco importante, però trovano un minimo di base proprio grazie all'esasperazione delle masse e fanno l'esatto contrario di quella che è la tattica dei bolscevichi. Accusano i bolscevichi di essere dei pompieri e cercano di condurre una serie di azioni isolate che provocano solo disordine, provocano solo casino all'interno delle file operarie. Però, nonostante tutti gli sforzi dei bolscevichi, la situazione è tale, appunto la situazione economica è catastrofica, il problema dell'approvvigionamento alimentare, nelle fabbriche si fa la fame, i reparti della guarnigione vengono spostati per essere mandati a combattere al fronte. La situazione è tale che, nonostante tutti gli appelli e gli sforzi dei bolscevichi per trattenere le masse, alla fine gli operai soldati di Pietrogrado non ne possono più e nelle giornate di luglio, nei primi di luglio, scoppia un movimento spontaneo che sfocia in una manifestazione armata con centinaia di migliaia di persone, operai e soldati, che marciano verso il Soviet e chiedono al Soviet di prendere il potere, In questa manifestazione c'è il fiorfiore della rivoluzione. Ci sono le officine Putilov, che è la fabbrica più grande di Pietrogrado. Ci sono i marinai di Kronstadt, che sono tra i rivoluzionari più convinti. C'è il primo reggimento dei mitraglieri, che era il primo reparto militare ad essere passato dalla parte dei bolscevichi. I bolscevichi hanno fatto tutto il possibile per cercare di evitare questo momento, questo movimento, che però si è dimostrato inarrestabile. E tra una parte delle masse, tra i settori più avanzati, più combattivi, più impazienti, più esasperati, c'è il sospetto che anche i bolscevichi, in fondo, siano un po' come gli altri partiti, cioè parlano, ma poi fatti non ne combinano. E, però, in realtà vediamo che i bolscevichi avevano ragione nel cercare di trattenere le masse. E infatti il movimento si concluderà con una sconfitta. La guarnigione non è così compatta a sostegno dell'insurrezione. Alcuni reggimenti prima si dichiarano neutrali e poi passano dalla parte del governo. Dal fronte vengono richiamati reparti fedeli al governo che schiacciano il movimento. E anche nelle province sostanzialmente non si muove ancora nulla, la situazione è ancora immatura. Persino a Mosca, dove i bolscevichi convocano una manifestazione, la manifestazione è sostanzialmente un fiasco. Ma le giornate di luglio falliscono perché era anche sbagliato l'obiettivo politico che si erano dati. Le masse sostanzialmente, nel loro modo di ragionare anche molto semplice, praticamente volevano costringere i dirigenti conciliazionisti dei Soviet a portare avanti la politica dei bolscevichi. Però qui hanno una vera e propria Deutsche Fred, perché i menscevichi, i socialisti rivoluzionari, di fronte agli operai in armi che gli dicono prendete sto cazzo di potere, gli scatenano contro la repressione armata. E i lavoratori rimangono completamente disorientati, pensavano che quelli in qualche modo fossero, pur con gli errori, quelle cose, i loro dirigenti, e si vedono invece reprimere proprio dalle mani di questi. Nonostante fossero contrari allo scoppio del movimento, i bolscevichi assumono la direzione della lotta durante le giornate di luglio, si assumono questa responsabilità, non tanto perché pensano di poterla portare alla vittoria, anzi anche lì cercano di fare il contrario, cercano di evitare che la manifestazione degeneri in scontri armati sanguinosi. E sinceramente alla prima occasione, il secondo giorno, suonano la ritirata. Ed è una decisione giusta, perché è vero che i lavoratori devono imparare dalle esperienze, però è anche vero che questa esperienza non deve costarle troppo caro. Grazie alla loro strategia, grazie alla loro direzione, i bolscevichi evitano quello che poteva essere un massacro. È una sconfitta, ma i bolscevichi riescono a contenere le perdite, a conservare le forze per tornare a combattere in un secondo momento. E quel secondo momento, peraltro, non sarebbe stato molto, molto lontano. Se i bolscevichi invece fossero rimasti in disparte, perché si erano espressi in modo contrario rispetto alla manifestazione, avrebbero perso grossa parte della loro autorità agli occhi delle masse e forse avrebbero lasciato uno spazio per le incursioni anarchiche. D'altra parte, se si fossero spinti fino in fondo, avessero tentato il colpo per prendere il potere, forse a Pietrogrado ce l'avrebbero anche fatta a rovesciare il governo, a prendere il potere. Però Pietrogrado con ogni probabilità sarebbe rimasta isolata dal resto della Russia e avrebbe fatto la fine che aveva fatto la Comune di Parigi, che appunto a Parigi era molto radicata, ma era rimasta isolata rispetto al resto della Francia. Le giornate di luglio sono comunque una sconfitta, e le conseguenze si vedono. Parte la repressione, i reggimenti rivoluzionari vengono sciolti, gli operai vengono disarmati, e ad essere colpito è soprattutto il partito bolscevico. Trotsky addirittura viene arrestato, finisce in prigione. Lenin si dà alla macchia,
ne approfitterà mentre si nasconde con le parrucche, con le cose eccetera, di scrivere stato e rivoluzione, questo è importante perché nei momenti decisivi bisogna sempre tornare sulle questioni teoriche. La stampa bolscevica viene messa fuori legge, la tipografia dei bolscevichi viene devastata dagli ufficiali reazionari, e questa, e naturalmente inizia la campagna di calunnie contro i bolscevichi, che sono appunto degli agenti del Kaiser, degli agenti dell'imperialismo tedesco, che vogliono sabotare la Russia per far vincere la guerra alla Germania. Questo è una campagna che adesso sembra ridicola, ma che in realtà ai tempi fu una campagna di calunnie che ebbe un certo effetto. Il partito è sotto i colpi della repressione, però, come spesso accade, si tempra e si può selezionare anche gli elementi migliori. Cioè, la selezione dei quadri che poi dirigeranno l'ottobre viene fatta dopo luglio. Quelli che tentennano, quelli che hanno si ritirano la vita privata, vanno a fare altro. Quelli invece più temprati continuano la battaglia e rappresenteranno poi il gruppo dirigente di ottobre. Il partito comunque rimane forte, alla fine di luglio fanno il congresso, contano 176.000 iscritti e soprattutto hanno ottenuto un risultato molto importante, cioè che gli operai, che prima diffidavano un po' dei bolscevichi, avevano paura che anche loro fossero dei fondi in fondo indecisi, in realtà hanno capito una lezione importante, che per fare la rivoluzione non basta prendere il fucile in mano e uscire in strada, come avevano fatto a febbraio. Quello che avevano fatto a febbraio, a luglio, non basta più, ci vuole dell'altro, ci vuole una tattica rivoluzionaria, ci vuole un paese, e bisogna seguire quelle che sono le indicazioni strategiche da parte del partito. Naturalmente dopo la sconfitta di luglio i rapporti di forza si spostano a favore della borghesia, la controrivoluzione alza la testa. E ad agosto il comandante in capo dell'esercito, Kornilov, organizza un colpo di Stato per occupare Pietrogrado e spazzare via Soviet, bolscevichi, governo provvisorio e via dicendo. I conciliatori dei Soviet organizzano dei comitati di difesa e chiedono l'aiuto dei bolscevichi. Perché lo chiedono? Perché i bolscevichi sono gli unici che hanno l'autorità per far mobilitare le masse. Ora, anche questo è un passaggio importante del perché i bolscevichi riuscirono a prendere il potere. In quel momento i bolscevichi si trovano in semiclandestinità, si trovano repressi, il Trotsky e altri dirigenti sono in galera e sono calunniati dalla mattina alla sera con questa questione dell'oro tedesco, del Kaiser, eccetera, eccetera. E quindi loro invece non scadono nel settarismo e prendono la posizione corretta, che è quella del fronte unico con gli altri partiti socialisti all'interno del Soviet. Come spiega Lenin, non è che per fare una ripicca ai bolscevichi lasciamo vincere la contro-rivoluzione. E in realtà addirittura i bolscevichi accettano di collaborare militarmente anche con il governo provvisorio, nonostante le critiche che hanno. Però questo, spiega Lenin, non deve essere fonte di sconto per nessuno, perché ci sono alcuni esponenti dei bolscevichi nelle province soprattutto che cominciano a fare discorsi di fronte alla minaccia della controrivoluzione, mettiamo da parte le vecchie differenze, uniamo le forze con un solo, e lui dice no, questa roba qui no, noi collaboriamo per far fuori Kornilov, che è il pericolo principale, ma nessun sconto né al governo e né ai socialisti conciliazionisti. Nel comitato di difesa dei soviet i bolscevichi sono in minoranza, però per combattere il golpe ci vogliono misure rivoluzionarie e quindi i bolscevichi riescono a prendere la direzione. E il golpe infatti viene sventato senza che venga peraltro sparsa una goccia di sangue. E a quel punto i rapporti di forza si ribaltano un'altra volta. Adesso è la borghesia ad aver subito uno scacco e sono i bolscevichi che ne escono enormemente rafforzati. Tutta la linea che i menscevichi e i socialisti rivoluzionari hanno parlato fino a quel momento aveva svelato il suo modo fallimentare. Cioè voi ci proponete la collaborazione con la borghesia e la borghesia ci organizza il colpo di Stato per schiacciare la rivoluzione. Mentre invece la linea dei bolscevichi, tutti i loro avvertimenti, si sono dimostrati corretti. I bolscevichi si riprendono molto rapidamente dopo la repressione delle giornate di luglio. Le calunnie che gli hanno rivolto vanno a finire contro gli stessi calunniatori. Il partito cresce a dismisura. Dopo il colpo di Stato di Kornilov aumenta i propri iscritti fino ad arrivare a 245.000 iscritti. E soprattutto, e questo è il punto di svolta, il partito conquista la maggioranza nei Soviet di Mosca e di Pietrogrado. E anche in alcune altre città importanti della provincia. Questo appunto rappresenta la conquista della maggioranza nei Soviet, avviene a settembre, e questo rappresenta davvero il punto di svolta della rivoluzione. Perché appunto ora i bolscevichi hanno la maggioranza nei principali Soviet
del paese. Nelle campagne la situazione è cambiata, adesso la lotta contadina in furia è nel pieno dello sviluppo. Al fronte l'impazienza tra i soldati è cresciuta a dismisura, l'ultima offensiva è stato un disastro e non si vede l'ora che venga fatta la pace. I soviet dicono vogliamo una pace, anche una pace schifosa per definire questa guerra. E anche dall'Europa cominciano ad arrivare i primi segnali di scricchiolio all'interno delle macchine militari degli altri eserciti. In Germania cominciano i primi ammutinamenti all'interno della flotta. E quindi dopo aver per lungo tempo invitato i lavoratori alla calma, ad aspettare il momento propizio, a spiegare pazientemente, a conquistare la maggioranza, adesso per i bolscevichi arriva il momento di passare all'azione. Lenin non ha dubbi, bisogna lanciare l'insurrezione armata, bisogna prendere il potere e bisogna farlo subito. Però come spesso succede, quando la rivoluzione si avvicina, nei partiti rivoluzionari si aprono delle crisi. E Lenin vede che che il comitato centrale del partito comincia a tentennare. Per esempio, a un certo punto il governo convoca una sorta di pre-parlamento, che non è neanche un vero parlamento, ma era composto su indicazione del governo, peraltro un parlamento dove la borghesia era completamente sovra-rappresentata. Si riunisce la frazione bolscevica che dovrebbe partecipare a questo pre-parlamento, Trotsky propone il boicottaggio, ma nella frazione, nella delegazione bolscevica va sotto. La maggioranza si esprime per partecipare al pre-parlamento. È chiaro che poi c'è un problema ancora. Cioè, qua stiamo parlando di fare l'opposizione nel parlamento borghese o di lottare per la conquista del potere. Lenin appoggia Trotsky su questa cosa qua, e anzi si crea una certa pressione dal basso delle strutture del partito che costringono il gruppo dirigente a cambiare opinione e a boicottare il pre-parlamento. Però ci sono tutta una serie di discorsi. Si dice sì, dobbiamo fare l'insurrezione, però la rinviamo. La dobbiamo fare in concomitanza con il congresso nazionale dei soviet che si terrà di qua a breve. C'è meno di un mese che manca dal congresso nazionale dei soviet, ma Lenin non ne vuole sapere di aspettare, anzi dice che aspettare è una cosa criminale. Dice bisogna agire subito, bisogna mettere il congresso di fronte al fatto compiuto. Non possiamo sapere se il congresso verrà rinviato o meno. Bisogna agire subito e Lenin ha un vero senso di urgenza in questa fase. Però questo senso di urgenza possiamo anche dire che è sostanzialmente giustificato, perché si basa su un ragionamento, perché le situazioni rivoluzionarie non durano all'infinito. C'è un momento in cui i lavoratori sono pronti all'azione e se non si agisce subito ci può essere un pericolo. Lenin avvisa, cioè se i bolscevichi non agiscono adesso, se non prendono il potere adesso, le masse saranno deluse anche da noi, saranno deluse anche dai bolscevichi. Ancora una volta si dimostrerà che questi partiti sono capaci di parlare, ma non sono capaci di agire. Allora vedremo una parte dei lavoratori che cadrà nell'indifferenza e un'altra parte che magari invece seguirà gli anarchici in una serie di esplosioni inconsulte. E quante volte nelle altre rivoluzioni abbiamo visto questo momento? Questo momento dove ci sono proprio momenti eccezionali, tutte le situazioni favorevoli, bisognerebbe soltanto agire e invece manca l'azione. Da questo punto di vista Lenin non si fa trovare impreparato, anzi. Lenin vede che il comitato centrale indugia e attacca senza pietà. Nel mese prima dell'insurrezione di ottobre Lenin è veramente indemoniato da questo punto di vista, perché c'è in gioco la rivoluzione e non si può badare alle formalità, alle piccole cose, alle minuzie, bisogna andare all'essenziale e farlo senza qua. Addirittura arriva a un certo punto dove scrive mi dimetto da CC, perché vuole essere libero di martellare il CC il più possibile perché prenda la strada giusta sulla questione dell'insurrezione. A un certo punto comincia a scrivere dal suo nascondiglio, perché è ancora in clandestinità, anche a settembre, comincia a scrivere agli organismi locali, ai comitati locali di Pietrogrado, di Mosca, eccetera, e li sobilla contro il comitato centrale perché venga presa la strada giusta. A un certo punto avvia una corrispondenza con Smiga, che è il presidente del Soviet, delle truppe in Finlandia, perché vuole che l'insurrezione a Pietrogrado la facciano i marinai del Baltico, cioè che Pietrogrado venga presa da fuori, perché, ripeto, non si ferma davanti a niente, lì c'è in gioco la rivoluzione, cioè, o la vittoria più completa o la sconfitta più totale. Riesce a mettere i dirigenti con le spalle al muro, il 10 ottobre si riunisce il comitato centrale e si esprime a favore dell'insurrezione, a maggioranza, 10 a favore dell'insurrezione, 2 contro. I due contrari sono Zinoviev e Kamenev. In realtà il problema non è che sia risolto da questa riunione del comitato centrale, perché Zinoviev e Kamenev faranno una campagna aperta contro l'insurrezione.
scrivono un testo che fanno circolare in tutto il corpo del partito, violando quella che è la disciplina del dibattito interno del CC. Camerev, addirittura pure lui, si dimette dal comitato centrale e pubblica una lettera su un giornale avversario di un altro partito in cui critica la decisione di prendere l'insurrezione, con tutto questo, con tutte le conseguenze che questo può comportare. Se si organizza un'insurrezione e lo scrivi sul giornale qualche giorno prima, il governo lo legge, non è proprio il massimo della vita. La prospettiva di Zinoviev e Kamenev è che non bisogna prendere il potere, la situazione non è matura. Quante volte abbiamo sentito, no, che la situazione, tutta la rivoluzione, che la situazione non era matura, e per loro la prospettiva qual è? Dobbiamo organizzare un bel gruppo solido di opposizione all'interno dell'Assemblea Costituente. Ancora una volta, alla vigilia della presa del potere, ci si limita ancora alla questione dell'opposizione all'interno del parlamentarismo borghese. Kamenev e Zinoviev però non sono isolati all'interno del partito. Anche molti di quelli che hanno votato a favore dell'insurrezione, in realtà sono sì, siamo d'accordo sull'insurrezione, poi tempi e modi li vediamo, e quindi anche lì diciamo tra un mese, due mesi. E per esempio Stalin, che ha sì votato assieme a Lenin nel comitato centrale, però mantiene una posizione ambigua. Quando Zinoviev pubblica sulla Pravda, di cui lui ancora dirige la redazione, la Pravda, diretta da Stalin, fa un commento dove dice: beh, esprimiamo simpatia per la posizione di Zinoviev, forse Lenin è stato un po' troppo violento, alla fine siamo d'accordo più o meno. Cerca di mantenere anche in questo caso, in modo senza principi, il piede in due scarpe, di prepararsi a seconda di chi poi vincerà la cosa. Ora, quindi il voto del CC non è che è risolutivo, però perché è veramente importante? Anche qui perché dà uno strumento in mano ai settori più audaci, ai settori più combattivi, ai settori più rivoluzionari del partito, anche qui alla base operaia del partito, per passare all'azione anche contro i tentennamenti dei dirigenti. Ancora una volta, ripeto, non è solo Lenin che risolve tutti i problemi grazie alle sue straordinarie capacità politiche. Qua svolge un ruolo importante, ma ancora una volta è la base operaia che riporta il partito sulla strada giusta. Però per farlo la base operaia ha bisogno anche delle idee, della determinazione di Lenin. Quindi il grosso del lavoro preparatorio lo fa Lenin sulla questione dell'insurrezione. E poi questo lavoro verrà completato da Trotsky sul piano pratico, materiale, delle giornate d'ottobre. Come sapete, Trotsky verrà posto alla testa del comitato militare rivoluzionario che è eletto dal Soviet per dirigere l'insurrezione. E peraltro è curioso che questo organismo, il comitato militare rivoluzionario, in realtà non l'abbiano inizialmente proposto i bolscevichi. In realtà l'avevano proposto inizialmente i menscevichi. Doveva servire a scopi patriottici, cioè per mobilitare Pietrogrado nello sforzo bellico contro i tedeschi. In realtà i bolscevichi fiutano la situazione, entrano dentro e lo trasformano in quello che sarà l'organismo dirigente dell'insurrezione. Faranno l'inventario dei reggimenti, quelli che sono fedeli al governo, quelli che sono fedeli ai bolscevichi, distribuiscono le armi ai lavoratori, mandano i commissari presso i reggimenti. E in tutto questo periodo nessuno pubblicamente userà mai la parola insurrezione. Sebbene facciano i preparativi militari per organizzare, nessuno parla di insurrezione. Tutti i preparativi vengono presentati con scopi difensivi, cioè bisogna impedire che i reparti della guarnigione vengano spediti al fronte, dobbiamo proteggerli. Si unirà il congresso dei soviet, dobbiamo difenderlo contro la reazione. E questo è importante perché era il modo migliore per presentare l'azione rivoluzionaria ed era il modo per ottenere i consensi più ampi. E questa strategia peraltro funziona, perché infatti sarà il governo ad attaccare per primo. Non parte l'insurrezione, ma il governo, che di fronte al rafforzamento dei bolscevichi, è costretto a lanciare l'attacco, cerca di chiudere la stampa bolscevica, cerca di arrestare i dirigenti del comitato militare rivoluzionario, combina poco, è un attacco molto debole in realtà, ma questo offre l'occasione perché Trotsky e gli altri bolscevichi presentano fin dall'inizio tutta l'insurrezione come una misura difensiva. Noi ci stiamo difendendo, poi la difensiva va oltre e i distaccamenti di operai e di soldati delle guardie rosse andranno ad occupare i principali palazzi del governo e prenderanno il controllo di Pietrogrado. Ora, un'altra cosa importante sulla questione dei soviet e sul ruolo che hanno avuto i soviet durante la rivoluzione russa. Ora, i soviet erano comparsi in Russia per la prima volta nel 1905 ed erano organismi da combattimento, erano composti dai delegati eletti dalle fabbriche in sciopero
e nel pieno della lotta avevano eletto un comitato esecutivo che aveva il compito di portare avanti sostanzialmente l'insurrezione armata. La rivoluzione del 1905 era stata sconfitta, ma la tradizione dei soviet era rimasta. I soviet nel 1917 hanno un'origine diversa, non nascono nel fuoco dell'insurrezione e non sono nemmeno composti dai principali combattenti operai che si sono distinti durante le giornate di febbraio. Ma solo dopo che l'insurrezione ha vinto, un gran numero di intellettuali democratici, piccolo borghesi, che sono stati fino a quel momento lì alla finestra, si riuniscono in un bel palazzo della città e costituiscono il comitato esecutivo dei soviet. Quindi vediamo come anche l'intelligenza piccolo borghese è costretta, per avere credibilità agli occhi delle masse, a richiamarsi alla tradizione dei soviet del 1905. Però vediamo come il comitato esecutivo si costituisce ancora prima che nascano i soviet. I soviet vengono formati in un secondo momento e vengono formati immagine e somiglianza del comitato esecutivo. E in tutta la prima fase i soviet traboccano di intellettuali radicali. Molti di quelli non sono neanche eletti, ma vengono invitati, vengono cooptati. Nei soviet all'inizio i soldati vengono sovrarappresentati rispetto agli operai. Si calcola che i soldati presenti a Petrogrado sono molto meno degli operai, eppure hanno rappresentanti quattro volte di più rispetto agli operai. Questo è un modo per tenere il settore più combattivo, gli operai, in minoranza. Nei soviet contadini la situazione è anche peggiore. Ad essere rappresentati, soprattutto all'inizio, sono solo gli strati più elevati dei villaggi, e molti dei rappresentanti dei soviet contadini hanno caratteristiche reazionarie. E questi soviet quasi da subito si ritrovano dominati da un blocco politico pro-borghese. Raramente, peraltro, si riuniscono i soviet in seduta plenaria. Quasi sempre si riunisce il comitato esecutivo, o ancora il consiglio di presidenza, che è un organismo ancora più ristretto, dove praticamente ci stanno solo i dirigenti menscevichi e socialisti rivoluzionari. Quindi, sebbene le premesse non siano proprio delle migliori, però è significativo che i soviet vengono comunque visti dai lavoratori come i loro organismi. Quando c'è un problema non si va al ministero, si va al soviet. I soldati non obbediscono più alla vecchia catena di comando, ma obbediscono agli ordini dei soviet. Quello che decide il governo non è che ha molto peso, quello che invece decide il soviet trova un'applicazione immediata. Tutto però, come sappiamo, dipende dalla direzione, e sotto la direzione dei conciliazionisti i soviet per tutto un periodo svolgono un ruolo negativo nello sviluppo della rivoluzione. Addirittura dopo le giornate di luglio i soviet collaborano attivamente con il governo nella repressione dopo le giornate di luglio e collaborano anche nella campagna di calunnie contro i bolscevichi. Di fatto dopo le giornate di luglio i soviet diventano uno strumento della lotta della borghesia contro il proletariato. Tanto che alla fine di luglio si apre un dibattito nel partito bolscevico proprio sul ruolo dei soviet, che viene messo apertamente in discussione sia da Lenin che da Trotsky. Addirittura la parola d'ordine "tutto il potere ai soviet", su quali faremo anche le Maglievici, per un momento viene anche momentaneamente abbandonata, perché non è detto che la rivoluzione russa debba per forza di cose passare attraverso i soviet. Si arriva anche a dubitare apertamente che sarà possibile conquistare quel tipo di soviet lì per come si sono ridotti. E Lenin parla apertamente di spostare il baricentro dell'azione dei bolscevichi dai soviet alle commissioni di fabbrica, dove i bolscevichi sono egemoni. E non è solo una cosa astratta. Nel mese di agosto si tiene uno sciopero generale a Mosca e questo sciopero generale viene organizzato dalle commissioni di fabbrica contro il parere contrario del soviet. I propagandisti bolscevichi sono anche un po' in difficoltà, perché insomma loro da mesi stanno ottenendo un grande successo con la parola d'ordine "tutto il potere ai soviet", però in qualche modo questa nuova linea viene recepita dai lavoratori che hanno appena avuto l'esperienza delle giornate di luglio, dove appunto hanno proposto il potere ai soviet e sono stati scacciati via con la forza. E quindi in qualche modo gli operai dicono: basta proporre il potere ai soviet menscevichi che non lo vogliono, prendiamolo noi. E quindi questa linea si andava a inserirsi in questo umore particolare che c'era all'interno delle masse. I soviet però dimostrano uno straordinario dinamismo rispetto a quelle che sono le istituzioni politiche borghesi, che sono completamente immobili. La possibilità di revocare i delegati di eleggere di nuovi rende possibile rinnovare
i soviet. E grazie a questa capacità di rinnovamento, i soviet sono in grado di riflettere in tempi rapidi gli spostamenti che avvengono all'interno della classe lavoratrice. Infatti, solo un mese e mezzo dopo questo dibattito, i bolscevichi prendono la maggioranza nei soviet più importanti del paese. E a quel punto i soviet diventano gli strumenti dell'insurrezione proletaria. E a dimostrazione della vitalità dei soviet, basti pensare che il primo congresso nazionale dei soviet, che si tiene a maggio, sancisce la politica di collaborazione di classe, cioè l'ingresso dei ministri socialisti all'interno del governo provvisorio, e sancisce anche la politica di guerra, cioè il lancio dell'offensiva contro i tedeschi. Pochi mesi dopo, a ottobre, il secondo congresso nazionale dei soviet ratificherà invece l'insurrezione armata, la nascita dello Stato operaio e la formazione di un governo egemonizzato dai bolscevichi. Tuttavia, le riflessioni dei bolscevichi non erano infondate. Si pensi per esempio al caso della rivoluzione tedesca del 1918. In quel caso i soviet erano egemonizzati dalla socialdemocrazia, che era simile sostanzialmente ai conciliazionisti russi, e i soviet divennero uno strumento della controrivoluzione. I socialdemocratici collaborarono apertamente con la vecchia casta degli ufficiali reazionari per schiacciare le avanguardie rivoluzionarie, peraltro processo che portò anche all'assassinio di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg. E non dobbiamo mai dimenticare, quando guardiamo all'esperienza della rivoluzione tedesca, dell'assassinio di Rosa Luxemburg e della sconfitta della rivoluzione, che quello sarebbe stato il destino dell'ottobre, scusate, il destino della rivoluzione del 1917, se non ci fosse stato il partito bolscevico e se non ci fosse stato Lenin alla testa del partito bolscevico. Però appunto la grande flessibilità con cui Lenin, Trotsky e gli altri bolscevichi ragionavano su questa questione dobbiamo tenerla ben presente. Soprattutto anche quando parliamo oggi, a distanza di 100 anni, di quelli che sono le forme, gli strumenti, gli organismi dei quali i lavoratori si doteranno per la loro lotta di emancipazione. Bisogna avere molta flessibilità e anche molta laicità. Vado a concludere con una riflessione, perché ho sentito in questi mesi dove si inizia a parlare anche sui mass media della rivoluzione d'ottobre, c'è un'idea abbastanza diffusa, che la rivoluzione di febbraio era una rivoluzione molto bella, molto spontanea, molto democratica, pacifica, non violenta, e che aveva creato una splendida repubblica democratica dove c'era una vita politica molto vivace, eccetera, eccetera. Poi arrivano i bolscevichi, fanno un golpe minoritario, autoritario, sanguinoso, grigio, e rovinano tutto. E anche tra i teorici di sinistra, di quelli che la sanno lunga, sono altri che dicono, ma nel 17 in Russia le condizioni per la rivoluzione non erano mica mature. Tra l'altro quando mai lo sono, nell'analisi di questi signori. E quindi l'ottobre è stato un po' una forzatura, forse era meglio aspettare, era meglio consolidare la democrazia borghese che era nata, conquistarsi uno spazio e poi, in un secondo momento, parlare del socialismo. Questa peraltro è la tesi di tutti i riformisti, in qualsiasi rivoluzione, in qualsiasi universo. La realtà è il contrario, cioè a parte che la rivoluzione di febbraio fu molto più cruenta della rivoluzione d'ottobre, nella storia della rivoluzione russa Trotsky lo spiega, ci furono più di 1400 tra morti e feriti nelle giornate di febbraio, nelle giornate di ottobre quasi non ci furono vittime, ma perché quasi non ci fu la resistenza. E peraltro, se il governo provvisorio non aveva eletto nessuno, il governo dei bolscevichi dopo l'ottobre viene invece eletto dai soviet a livello nazionale, che rappresentano decine di milioni di lavoratori russi, molto più democratico l'ottobre del febbraio, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma al di là di questo, quello che dobbiamo ribadire è che l'ottobre fu l'unico figlio legittimo del 1917, e in realtà i democratici piccolo borghesi, quelli che dominavano i soviet, e i liberali borghesi, quelli che stavano nel governo, per una serie di circostanze fortunose si erano trovati ad essere degli usurpatori, che a ogni passo, infatti, si delegittimava agli occhi delle masse. Tutte le classi sociali sono state messe alla prova dalla rivoluzione russa. La classe operaia ha superato la sua prova, la borghesia, la piccola borghesia, non l'hanno superata. Anzi, proprio nel corso della rivoluzione russa, in pochi mesi, hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza, hanno dimostrato tutta la loro inadeguatezza. E basta guardare gli avvenimenti. Insurrezione di febbraio, mentre gli operai lottano per le strade, i piccolo borghesi stanno alla finestra e aspettano di vedere cosa succede. E i borghesi invece auspicano che arrivi la repressione che riporti l'ordine per le strade.
Queste erano le classi che si sono trovate alla testa della rivoluzione. E noi vediamo una comica dopo le giornate di febbraio, perché vediamo che i soviet sono egemonizzati dai partiti piccolo borghesi, questi che sono terrorizzati dalle masse, si affrettano a prendere il potere e a darlo alla borghesia liberale. E la borghesia liberale che cosa fa? Prova a restaurare la monarchia. Questo è il primo passo che compie la borghesia nella scena della storia della rivoluzione russa. Dopo che lo zar ha abdicato, cercano di creare una monarchia costituzionale col fratello, uno dei tanti arciduchi di Roma che c'era. Provano a fare, perché? Perché i liberali, sebbene non fossero mai arrivati al potere durante il regime zarista, però la polizia zarista proteggeva le proprietà dei borghesi, manteneva l'ordine e impediva che venissero, che ci fossero degli attentati alla loro proprietà. E quindi qua si vede una situazione grottesca, dove questo dualismo di poteri si crea non perché le classi si scontrano tra di loro per chi ha il potere, ma dove una parte, i socialisti moderati, consegnano all'altra il potere. Per questo si forma il dualismo di potere in Russia. E i conciliazionisti cercheranno in ogni modo di costituzionalizzare il dualismo di potere, ma questo non era possibile, perché il dualismo di potere è una situazione dinamica. O prevale un potere o prevale l'altro. E in effetti non c'era spazio per una democrazia tradizionale, borghese, parlamentare nella Russia in quegli anni. O la dittatura della borghesia, la dittatura militare, Kornilov, o se no la dittatura del proletariato. Non c'erano vie di mezzo. Infatti la borghesia russa da subito è golpista, cioè non è che crede nella democrazia, nel sistema che si è creato. Già ad aprile provano a fare il primo colpo di Stato. Fallisce perché i soldati, invece di obbedire ai loro ufficiali, obbediscono al Soviet. Quindi fallisce. Ma anche nel mese di agosto non è solo i generali reazionari come Kornilov che complottano per fare un colpo di Stato, ma c'è pure Kerensky, che era il capo del governo provvisorio e che era pure teoricamente era iscritto al Partito Socialista Rivoluzionario, e lui il primo a organizzare un complotto. Chiede a Kornilov: mandami dei reparti fidati per occupare Pietrogrado e per schiacciare i bolscevichi. Infatti Kornilov il suo colpo di Stato lo inserisce su quello di Kerensky, dice sì, adesso vengo ad aiutarti contro i bolscevichi e poi faccio fuori anche te. E questi erano i dirigenti borghesi. E i governi di coalizione che si creano tra i liberali borghesi e i democratici piccolo borghesi non risolveranno nessuno dei problemi. Non risolvono la terra, non risolvono la questione della guerra, non risolvono la questione della crisi economica, non risolvono la questione delle minoranze nazionali oppresse. Ogni volta che i lavoratori chiedono una riforma, loro dicono: dobbiamo aspettare l'assemblea costituente. Però il problema è che continuano a rinviare la convocazione dell'assemblea costituente, quindi continuano a rinviare e a non dare delle risposte alle masse. In particolar modo verso la fine, Trotsky nella sua prosa descrive questi ministri del governo che giravano nelle stanze del palazzo d'inverno, che non c'erano niente da fare perché non potevano portare avanti nessun tipo di politica e non sapevano come passare il tempo, e si parlavano tra di loro, giravano nei corridoi ed erano completamente immobili. Questo fu il governo della borghesia in Russia. E la debolezza della piccola borghesia è veramente patetica. E proprio le giornate di luglio è il caso più clamoroso. Ripeto, di fronte ai lavoratori, ai soldati, a centinaia di migliaia che scendono nelle piazze e gli dicono: prendete il potere, la piccola borghesia democratica gli scatena contro i cosacchi, gli scatena contro gli Junker, gli ufficiali reazionari. E vediamo che questi grandi democratici, progressisti, moderati, per portare avanti la loro politica, sono sempre più costretti ad appoggiarsi sugli strati più arretrati della società. I cosacchi, gli ufficiali dell'esercito, i reazionari, che erano gli stessi bastioni del regime zarista, mentre invece i bolscevichi guardano alle avanguardie. E non dimentichiamoci che questi grandi pacifisti democratici, che inorridiscono di fronte alle violenze dei bolscevichi, tutti i governi che ci furono tra febbraio e ottobre furono governi di guerra, che insistettero in ogni modo per proseguire il massacro imperialista della prima guerra mondiale. E avevano bisogno della guerra. Non perché erano patrioti, avevano bisogno della guerra perché volevano usare la guerra contro la rivoluzione. Perché se tu devi vincere la guerra, le masse si devono sottomettere ai generali. Ma è una pretesa folle pretendere che dopo aver fatto la rivoluzione i soldati tornassero agli ordini dei loro vecchi ufficiali. Capiamo anche cos'era l'esercito della Russia zarista. Era un esercito dove c'erano ancora le pene corporali, gli ufficiali prendevano affustate i soldati ed era la norma. E questi democratici, questi liberali, cioè, pretendevano che i soldati tornassero al comando degli ufficiali che li erano affossati per andare nelle trincee della guerra. Questa era la realtà del governo. Queste sono le classi sociali che vengono messe alla prova. Per questo dico che sono stati assolutamente
degli usurpatori. E questo si vede nel mese di ottobre. Nessuno va a difendere il governo provvisorio. Anche i reparti più razionali, anche gli ufficiali, quelli monarchici, anche i cosacchi che reprimevano rivoluzioni dal 1600, anche queste forze qui si squagliano, sono demoralizzate. Infatti i combattimenti sono minimi. Si va un po' per le lunghe nella presa del Palazzo d'Inverno, ma perché i bolscevichi organizzano un cannone per schiacciare la zanzara. E questa è la realtà, perché nessuno era disposto a difenderlo. Dice, in tutte le rivoluzioni a un certo punto si gira la voce che qualche ufficiale, qualche colonnello, qualche cosa dice, ah, se avessi un solo reggimento di soldati fidati spazzerei via tutta questa marmaglia. Questo lo dicevano nelle giornate di febbraio, e questo lo dicono i conciliazionisti anche durante le giornate di ottobre. Ah, se avessi un solo reggimento, non c'era quel reggimento lì, perché nessuno era disposto a combattere. A febbraio nessuno era disposto a combattere per lo zar, ma già nel giro di pochi mesi nessuno era più disposto a combattere per la piccola borghesia democratica. Ed è importante vedere anche questa gente che fine ha fatto, perché appunto questi grandi patrioti che accusavano i bolscevichi di essere al servizio dell'oro tedesco, Miliukov, che era il principale esponente politico della borghesia russa, nel corso della guerra civile, quando i tedeschi invadono l'Ucraina, corre a Kiev e chiede i soldi, e chiede l'oro tedesco, chiede l'oro del Kaiser per poter combattere contro i bolscevichi. Ma a suo modo era coerente, perché non è che lui era un patriota, voleva schiacciare la rivoluzione. La guerra era uno strumento per schiacciare la rivoluzione. Ora che questo non è più, va bene anche l'oro tedesco, va bene anche i tedeschi per schiacciarlo. Infatti la borghesia, in tutta una serie di passaggi, sebbene continui la guerra, è assolutamente disfattista. Cioè ogni piccola sconfitta che c'era al fronte veniva ingigantita, perché doveva servire a dare la colpa ai bolscevichi, ai soviet, che crearono l'anarchia all'interno della società. Kornilov, prima di fare il colpo di Stato, abbandona volontariamente la città di Riga al nemico. Quindi guardate che catastrofe che c'è nel paese, serve la mano forte. E addirittura prima dell'insurrezione di ottobre ci sono piani del governo della borghesia per evacuare completamente Pietrogrado e consegnarle ai tedeschi. Siccome non riuscivano con le loro forze a vincere la rivoluzione, provano ad evacuare tutti e lasciare che siano i tedeschi a reprimere la rivoluzione. Questi erano i democratici, questi erano quelli che avrebbero dovuto reggere la storia. I bolscevichi avrebbero dovuto aspettare, ma se avessero aspettato i bolscevichi si sarebbero trovati sottoposti a una dittatura feroce, non a fare l'opposizione dentro l'assemblea costituente. E un ultimo collegamento lo voglio fare, perché abbiamo pubblicato di recente Comunisti contro Stalin. Ecco, se voi prendete la storia della rivoluzione russa, la storia del 17, tanti dei protagonisti di quelle giornate li ritrovate a combattere contro Stalin e ad essere citati in quel libro. Dei socialisti rivoluzionari, dei menscevichi, invece, dopo la presa del potere, furono in tanti a entrare nel partito bolscevico. E molti di questi, naturalmente, andarono a formare la base, una delle basi di appoggio che aveva Stalin all'interno del partito bolscevico. Ecco la fine che fanno i democratici piccolo borghesi, che alla fine vanno a appoggiare le epurazioni di Stalin. Non dimentichiamoci che nei processi di Mosca il pubblico ministero che dirigeva l'accusa contro i vecchi bolscevichi era Vyshinsky, che era stato un menscevico. Certo, e ho finito, i lavoratori russi non hanno avuto moltissimo tempo per sviluppare e costruire il loro Stato. Hanno avuto prima la guerra civile, hanno poi avuto lo stalinismo, però hanno avuto molto più tempo, per esempio, dei lavoratori della Comune di Parigi. I lavoratori della Comune di Parigi sono durati solo pochi mesi. Invece abbiamo avuto in Russia un regime operaio sano per alcuni anni, e questo è molto importante. Ma soprattutto se la direzione della Comune di Parigi si è distinta per aver fatto una serie di errori, e come un esempio negativo, invece nella rivoluzione russa, nel regime bolscevico, vediamo una direzione all'altezza dei compiti. Una direzione che è riuscita a connettersi alle masse e a portarle alla vittoria. Questa deve essere per noi una grande fonte di ispirazione, anzi, lo deve essere per noi oggi come marxisti, ma dobbiamo far sì che sia una fonte di ispirazione domani anche per le masse più larghe di lavoratori e di giovani. E in questo senso credo che dovremo porci il compito, riscoprendo questa verità, riscoprendo quello che fu il ruolo dei bolscevichi, riscoprendo che cos'è per noi una rivoluzione nei suoi aspetti più dinamici, più vitali, più essenziali, dobbiamo candidarci come tendenza marxista internazionale ad essere i veri eredi della rivoluzione d'ottobre.